Ciao a tutti, oggi un nuovo video unboxing perché mi è arrivato un pacchettino da Kiko, un ordine che ho fatto io. Questa volta ci ha messo più tempo dell'altra volta, in 2 giorni è arrivato. Questa volta ho ordinato martedì, mi è arrivato lunedì dopo. Ci ha messo un po' più di tempo, qui la borda con tutto, arrivano le cose in plastica, tutto delicioso, e anche la sua cartina italiana. Io ho preso quello che ho già utilizzato, che è questo qui, il Instant Color Matte Liquid Lip Color Rouge à Lèvres Liquid. Questo ho pagato, mi sembra, 2,35 euro qualcosa. La tonalità è la 16, è un marrone scuro opacissimo, praticamente si asciuga immediatamente e va a seccare un po' le labbra, però il colore è fantastico, quindi andate a vedere nella sezione del sito Kiko le offerte speciali, i prezzi speciali. Questo ho letto, le recensioni erano buone, l'ho voluto acquistare, mi è piaciuto molto. Poi passiamo agli occhi o passiamo alle mani. Il Nail Polish Fixer Fixator Vernis praticamente è simile a quello di Essence, solo che è molto più grande la confezione, ce n'è di più, e questo l'ho pagato a prezzo pieno, sui 6 euro qualcosa, perché odio aspettare se asciughi lo smalto. Da quando ho cambiato la forma delle unghie non c'ho voglia di aspettare che si asciughi lo smalto. Poi sono diventata malata per gli ombretti, quelli liquidi o gli ombretti cremosi, sono pazza, e ho preso sempre nella sezione offerte speciali della Jelly Jungle Eyeliner e Eyeshadow, lo 04 Luminous Antracite, che è questo qui. Il pack è opaco, tappino bianco con la scritta in argento, il colore è questo. Non vedo l'ora di utilizzarlo, è un sacco carino, vedremo, mi farò sapere. Io già adoro il Cream Crush, adoro quelli della Gold Waves, vedremo. Poi della linea Into the Dark ho preso Into the Dark Metallic Eyeshadow, il pack molto carino, nero con i fiori viola, il gattino. Ho preso quello oro, sempre meno di 3 euro nella sezione offerte speciali, molto bello, non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi ho notato che mi hanno fatto i complimenti, quindi vuol dire che male non mi trucco. Questo sì, sempre meno di 3 euro. Nella linea Into the Dark, sempre, però ho sbagliato perché ho preso un Into the Dark Metallic Lip Color, pensavo fosse come quello, invece no, è per le labbra. Dalla telecamera non si vede, però è un borgogna metallizzato da mettere sulle labbra, però io voglio metterlo anche sugli occhi, quindi lo metterò in entrambi i modi. Questo sempre meno di 3 euro nella zona offerte speciali. Poi dopo gli ombretti passiamo alle ciglia. Abbiamo fatto labbra, mani, occhi, labbra, mani, occhi e ciglia. Ho preso il 30 Days Extension Night Treatment Booster, un trattamento a notte per le ciglia, che avevo visto in un haul di Lady qui Eleonora, che saluto.
un trattamento che dovrebbe aiutare a rinforzare, ad allungare le ciglia. Si può mettere tutti i giorni, speriamo funzioni. Vi farò sapere se funziona oppure no. Poi, come ultimo prodottino, ho preso un vecchio amore, che sarebbe un primer bianco. Un primer, però è un trattamento che va dato sulle ciglia prima del mascara e le volumizza. A me piaceva tanto, l'ho dovuto prendere, è tanto carino. Peso sempre nella sezione a prezzo pieno, ho preso solo quello per fissare lo smalto, poi il resto è tutto nella sezione offerte speciali. In tutto ho pagato 24,55 tutto l'ordine, perché oltre ai 20 euro 21 euro la spedizione è gratuita, quindi magari dovete fare un ordine accumulativo con qualche amica, oppure c'è qualcosa che vi interessa, prendete quello e ne prendete più. Almeno io ho fatto così, ho visto una offerta speciale, ho preso più cose e sono felice così. La spedizione è un po' lunga perché ho ordinato martedì della settimana precedente, è arrivato il lunedì dopo, quindi un po' ci vuole. Due cosine che ho comprato da Tigotà, ho comprato a 99 centesimi della Skin Station Soft Plus quadrotti 100% cotone, che io uso con la micellare con gli struccanti per occhi e mi trovo meglio con quelli quadrati ovali, quelli tondi non fastidio. E ho preso 0,75 della Dermomed il bagno schiuma frangipane pesca, che ho visto che aveva un buon inci dal video di Senza Trucco Gaia, che saluto. L'ho preso per fare il bagnetto al mio cane, ieri l'ho fatto e ho visto che sta finendo lo shampoo, voglio provare questo. Il profumo è buono, sa più di fiori che di pesca, però ha fatto proprio una recensione su tutti i prodotti della Dermomed. Pensavo di non trovarla, invece ho trovato in offerta a 0,75 il bagno schiuma. Mi hanno dato il volantino sempre della volantino mania, vi farò un altro video della volantino mania. E niente, faccio vedere il mio nuovo adorato che è caduto, spero non si rompa. Poi il tocco è fighissimo, non lo so, innamorata, piace un sacco. Comunque, lasciate un like, un commento ovviamente, iscrivetevi al canale per supportarmi. Se vi è piaciuto, ovviamente non obbligo nessuno. Poi fatemi sapere se avete fatto ordine anche voi sull'e-commerce di Kiko, se avete trovato qualcosa di interessante, così andrò a vedere anch'io. Non ora perché non posso più spendere soldi. E niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!